Ascoltare una voce che racconta fa bene. Ti toglie dall'astrattezza di quando stai in casa credendo di aver capito qualcosa in generale. Si segue una voce ed è come seguire gli argini di un fiume dove scorre qualcosa che non può essere capito astrattamente. Gianni Cerati è uno scrittore e per vivere racconta storie. Devo dire questa cosa, che siccome i miei genitori sono ferraresi, io ho sempre avuto voglia di andare in Mongolia. Si chiamava allora la Tartaria, il re della Mongolia era Agricane, l'imperatore di tutta la Tartaria. La Mongolia è così lontana, a me fa sempre venire in mente nei nostri poemi cavallereschi, quando c'erano questi cavalieri che partivano a cavallo e dopo erano subito in Mongolia o nel Katai, che l'Asia è proprio il mondo dell'immaginazione massima. Però è sempre il problema del lontano e del vicino che viene fuori in queste storie, no? Come il lontano è sorprendente quando te lo ritrovi lì. La mia idea è che Boiardo era lassù sulla sua rocca di Scandiano e guardando sotto la rocca vedeva i tartari, vedeva i mongoli, no? Nei suoi libri Gianni Cerati ha scritto anche questo. Quando ero giovane leggevo sempre, avevo paura di perdermi qualcosa e adesso ho l'idea che il perso e il trovato vadano nello stesso alveo. Forse l'unica cosa da capire è quanto siamo estranei alla vita piena di pena e come tutto lavora di smemorarci, ci aiuti a mettere degli argini per poter dire che la vita ha i suoi lati buoni, per mettere i nanetti di Walt Disney davanti alla porta. Insomma, per dire e mostrare sempre e dovunque che è una cosa tutta diversa da quella che è. Viaggio verso il vuoto, Mongolia, alla ricerca della nostra infanzia, estate 1996, finalmente io e Massimo possiamo partire, una gran voglia di perdere pezzi lungo il cammino. Parigi, seduto alla terrazza di un bistrò, stavo sfogliando un quotidiano italiano, dilettanti, e in un trafiletto là dentro scopro che sto per andare in Mongolia. Col cazzo che ci vado in Mongolia. Io sinceramente sto meglio qua. Sto meglio qua. Thank you.
transmongolica impiega 5 giorni e 5 notti per coprire la distanza tra Mosca e Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia. Siamo pronti? Così in un freddo giorno d'autunno, obliquo e scuro di pioggia, da sembrare gli occhi della madre o fanciulla, rimasta laggiù in attesa di un tuo speranzoso ritorno, noi ti uccidemmo. Questa è la poesia del soldato mongolo. A Campegine, vicino Reggio Emilia, vive Riccardo Bertani, contadino. Legge e traduce quasi 100 lingue asiatiche senza essere mai stato da nessuna parte. Ma sono stato una volta all'Università di Firenze invitato dal direttore dell'Istituto Glottologico Italiano, là, il professor Carlo Mastrelli. Poi sono stato alcune volte a Milano, a Torino, mai fuori d'Italia, mai al di là di Firenze verso il sud. Riccardo Bertani ha quasi 70 anni e non ha mai pensato di visitare nessuno dei paesi di cui ha letto nei libri. Perché, racconta, ha paura che ne resterebbe deluso. E hanno mandato da Mosca questa filmina dove c'era questo, ma era scritto in Yakuto. Yakuto è una lingua turca arcaica con elementi tungusi, manciuri. Non l'avevano nemmeno tradotta in russo. Kuneril, che vuol dire il figlio del sole. Prendo questo libro, ho la certezza che è la prima volta che mi capita in mano, però quando lo apro ho la netta sensazione di averlo già letto, ho visto. Mi sento argomento questo, non so spiegarmi. Mi sento più legato alle religioni animistiche di quei popoli là. Che ogni cosa ha un'anima, non so, il vento, la pioggia, una pietra.
Lei sa che la strada della fantasia è una strada infinita. Con il feltro si fa la guerra, il miglior prototipo abitativo per chi fa della vita un canto, una preghiera, un viaggiare lento, nel ciclo lunare, sul ritmo animale battente pulsare. I nomadi, cavalieri allevatori, raffinatissimi nella capacità di selezionare l'indispensabile, molto elegante il gusto della forma e del colore. Darti nostra vita come era prima, che siamo noi girati sempre prima con le carrozze, con le cavalli, siamo venuti sempre. E una volta siamo detti andiamo un po' in Italia, andiamo un po' di altri paesi, vediamo che vita ci può cambiare. Quando siamo arrivati qui veramente siamo cambiati tanto e siamo fatti queste baracche nostre, poi i nostri bambini sono cominciati ad andare in scuola e così. Siamo rimasti qua in Torino, siamo già da 10 anni di più, sempre che lavoriamo un po' di qualche cosa così, i nostri bambini vanno in scuola. Le popolazioni sono come corsi d'acqua, a un certo punto prendono delle linee impreviste e che in fondo poi si mescolano sempre tutti, no? A guardarli da lontano le popolazioni sono tutte mescolate, vanno a finire non si sa dove. L'idea che si fossero venuti dei mongoli qua da noi, tutti quanti si stupiscono quando uno gliela racconta. Nel 1945, nell'aprile del 1945, i tedeschi si ritirano. Nel ritirarsi fanno saltare tutti gli argini del Po e tutti i ponti. E
dei battaglioni di mongoli che erano con i tedeschi si trovano senza più sapere dove andare. Erano mongoli nell'esercito di Stalin, che avevano disertato, si vede che non gli piaceva stare con Stalin. Ho sentito dire da uno che li ha visti lui da bambino sull'Appennino romagnolo, con questi loro grandi calzoni, e si erano portati dietro anche dei comici che rappresentavano delle scene comiche per la strada. Questo qui non ti so dire come sia successo. Però quello che ne ha il ricordo che ne ha la popolazione in generale era una cosa di spavento, no? E comunque più incastrati di così questi mongoli non potevano essere. E cominciano a pensare come fare a tornare a casa. Pare che un gruppo di mongoli un giorno va in cerca dei barconi, perché non ci sono più ponti, non c'è più. Forse pensando di tornare in Mongolia in barcone. Sì, questa cosa è un po' che quando sei disperato la geografia scompare, no? È come se si riproponessero per sempre le stesse storie, no? Perché in fondo, appunto, Boiardo ripropone la storia di Marco Polo, è sempre la stessa cosa, che si va per di là e poi si arriva in Oriente. No, ma nella quello che si dice, si chiamava la Tartaria, il regno della grande Tartaria.
42 033 Reggio Emilia. Noi veniamo dall'Italia, siamo un gruppo di musicisti, io e Massimo facciamo parte di questo gruppo di musicisti, siamo arrivati in Mongolia e tra tante emozioni e tante cose bellissime, la cosa più emozionante è stata ascoltare la tua voce e le tue canzoni stamattina. Questa è una maglia che io casualmente è nuova ed è il primo gruppo di musicisti italiani che abbiamo prodotto e che abbiamo aiutato a fare della musica. Abbiamo portato anche una pecora da regalare alla tua famiglia, a tua madre, a tuo nonno, in modo che voi possiate fare una festa per questo incontro, perché per noi la festa è già grande ed è già nei nostri cuori. Grazie. Parliamo di andare, di venire, di viaggiare. In realtà per dove sono nato io non potevo che poi finire come viaggiatore. Già la pianura padana, per esempio, una cosa molto semplice, nella pianura padana non ci sono mai gli orizzonti. Non ci sono mai gli orizzonti devi sempre andare a cercare, devi sempre salire su qualcosa per vederli. Il fatto di non vedere gli orizzonti, doverli andare a cercare, fa sì che tu ti muova. Attilio Concari è un fotografo che a un certo punto si è stancato di fotografare le modelle. Ha cominciato a girare il mondo, documentando quello che trova e quello che gli interessa. Che ho fatto dopo aver smesso di fotografare la moda è stato andare in un'area tribale tra il Pakistan e l'Afghanistan, quindi sono passato da dalle civiltà e sono arrivato alle barbarie finalmente, è lì dove volevo approdare. Perché il mondo cerca sempre di mandarti un po' più in là di quello che tu non sei veramente. E questo mandarti un po' più in là fa sì che tu non hai più la visione esatta delle cose. Invece no, bisogna fermarti, bisogna stare un attimo fermi. E trovarsi, avere il coraggio di guardare questo presente che è in ogni caso davanti a noi. Stabilita, alimentando poi le necessità.
quello che mi riguarda, la velocità scelta, il modo di muoversi modifica profondamente le immagini. Se io voglio fare la veduta, punto di vista che mi è uno dei miei favoriti, è quello della visione frontale, la veduta frontale, che in quel senso bisogna stare assolutamente fermi, anzi bisogna nascondersi, aspettare come fanno gli animali. Quando tu hai raggiunto questo stato, un po' di trance, di vertigine, un po' invisibile, così che ti senti nel momento giusto, tu alzi la testa, guardi in macchina e fai la foto la fai di già, perché tu l'hai già vista prima, la visione frontale è quella roba lì. Diretti ai monasteri del Tibet, si fermassero sul tetto di una ghera da cui proveniva il lamento di una donna. Il piccione decise di rimanere per aiutarla. Il passero continuò il suo volo e raggiunse il lama. Quando si incontrarono di nuovo, il piccione faceva un verso simile al lamento della donna, mentre il passero emetteva un suono alto e monotono come le preghiere dei monaci. Da allora il piccione e il passero non si capiscono più. Ad Amsterdam, l'amministrazione pubblica, stanca di avere i cessi infrequentabili e troppo sporchi, si è fatta venire un'idea molto molto brillante. Hanno inserito sul fondo delle tazze dei cessi delle proiezioni di ologrammi in movimento, una specie di mosca virtuale che gira sul fondo e tu entri e sei obbligato a centrarla col tuo oggetto. Così adesso i cessi sono puliti e la gente fa sempre
quello che ci si aspetta da lei. Grazie. Semplice ed essenziale, atterrare l'avversario senza violenza, con il semplice esercizio della forza e della abilità. Per questo gli incontri in attesa del momento risolutivo possono durare anche ore e ore. Che si svolge ogni anno nella capitale, è stato vinto negli ultimi 8 anni da Bater de Net.
inizia alle 18.45 e nonostante l'oscurità e la pioggia prosegue fino alle 23. Dopo quasi 5 ore di studio, Bater Denet afferra l'avversario con una mossa semplice e implacabile, lo fa ruotare in aria e lo sconfigge. L'altra storia è un po' più, beh, più commovente, è di questo gruppo di mongoli, probabilmente dalle parti di Contarina, che requisisce un camion, va a trovare del vino, dei liquori, si riducono in riva al Po nella notte e cominciano a bere e cantare, cantano e ballare fino all'alba. Tutti gli abitanti sentono questi suoni dei mongoli che fanno festa nella notte, e poi quando è l'alba questi montano sul camion, prendono la corsa e si buttano dentro il Po, nell'acqua. Di pietra e legni ha un'importanza molto pratica oltre che un significato religioso. Si rompe una pastiglia dei freni e gli autisti mongoli la riparano utilizzando una pietra lasciata chissà quando e chissà da chi nel lovo. No, ma pian piano la parla di Dio, Dossa da dossa dara don sarsan don dolzano. Le cime delle montagne sono degli dei, i valichi sono dei demoni. C'è un ovo a ogni valico e ogni viandante lascia un segno del proprio passaggio: monete, drappi, resti di animali. Poi compie tre giri in senso orario, gettando tante pietre quanti sono i propri figli o le proprie speranze. Narra che gli sciamani una volta levitassero.
oggi sono quasi scomparsi e ricordano solo come produrre la trance statica per guarire gli ammalati, entrando in contatto con il Padre Cielo e la Madre Terra. Certe situazioni, forse primordiali, dove anche la persona benestante o arrivata può mettere a repentaglio la propria esistenza. Bruno da Novaro fa il sollevatore di pesi. Ha stabilito il nuovo record mondiale con un'alzata di 525 kg in una volta sola. 525 kg che scendono sul petto e sembrano, diciamo, una bella mazzata, è pericoloso, però sono scesi un pochino più velocemente rispetto alle altre volte. E infatti mi sono anche fatto male, però sono riuscito lo stesso a stabilire questo record nuovo. Ho sentito un male incredibile perché mi sono compresso dei nervi e in quel momento, anche se è stata una frazione di secondo, ho rivisto un po' tutta la mia vita passare e ho sperato francamente che, insomma, non fosse l'ultimo record che potevo fare. Prima del record bisogna sempre mettersi, io cerco di mettermi in una situazione di stress, cioè la vecchietta che sta per essere investita ha una reazione fuori dal comune, quindi riproporre questa sensazione prima di affrontare la distensione sul panca in un fisico comunque allenato e predisposto fa sì che ci sia la prestazione straordinaria. Io non mi sono posto limiti, credo in Dio, poi non sono uno che frequenta molto la chiesa così, però ci credo ciecamente. Thank you.
piove mai nel deserto del Gobi. Il vento soffia polvere dagli altai e la deposita sulle dune a migliaia di chilometri di distanza. Se uno dal Po andasse sempre dritto lungo il 45° parallelo, a metà strada tra il polo nord e l'equatore, finirebbe qui. Nord, sud, est, ovest. Esiste, secondo l'antico detto orientale, un quinto punto cardinale, quello in cui ti trovi tu. Anche noi, come la polvere, continuiamo a spostarci, perplessi il più delle volte, anche se ogni tanto ci sembra di ricordare qualcosa a proposito della felicità. Cazzo che ci vado nel Gobi.